Piano per la vaccinazione anti-Covid, già somministrate in Toscana oltre 50.000 dosi. Strage di Viareggio, mozione unanime per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime. L'atto di indirizzo impegna la Giunta a sostenere le iniziative che saranno prese dall'Associazione dei Familiari Il Mondo Che Vorrei e a chiedere la revisione della prescrizione nei procedimenti riguardanti reati gravi. Il piano per la vaccinazione. È arrivata nei giorni scorsi la terza fornitura di 33.500 dosi di vaccino anti-Covid da parte di Pfizer. Di queste 21.500 sono state messe subito a disposizione per riaprire le agende per le prime somministrazioni, mentre le restanti 12.000 saranno utilizzate per le somministrazioni delle seconde dosi, già calendarizzate a partire dal 17 gennaio. Dall'inizio della campagna sono state somministrate oltre 50.000 dosi di vaccino. È importante che gli insegnanti si sentano più rassicurati. In primo luogo gli insegnanti di sostegno, perché hanno rapporto con persone più fragili, ma complessivamente tutti gli insegnanti, a mio giudizio, devono entrare nella categoria di coloro che, superata la prima fase, quella dei circa 120.000 vaccini in Toscana, che riguarda gli operatori sanitari e gli anziani delle RSA, secondo me ci devono essere loro. La Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato, sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. Le prossime consegne attese a gennaio da parte di Pfizer sono la quarta il 18, la quinta il 25. Intanto martedì è arrivato in Italia anche il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna, in tutto 47.000 dosi, di cui una parte sarà destinata alla Toscana, tra le regioni più virtuose, in quanto in grado di smaltire più rapidamente le dosi tramite un numero elevato di somministrazioni. E ancora questo piano vaccinale non abbiamo capito se sia quello presentato dalla Giunta o quello che le commissioni continuano a chiedere perché non hanno visto. Quindi di chiarezza ne serve e ne serve ancora tanta. La vera discriminante, quello che potrà veramente abbattere le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso, quando i medici di famiglia potranno erogare il vaccino. Perché allora a quel punto non avremo una serie di persone preposte a farlo solo negli ospedali, ma avremo quella che è la cosa migliore della sanità italiana, ma comunque praticamente un tappeto di medici che potrà capillarmente agire. Dubbi sulla tempistica sono stati espressi dal Movimento 5 Stelle. E ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2, che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono 2 anni. Quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore. Noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità. Pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani e agli operatori.
Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo chiede un ultimo sforzo ai toscani. Da un lato noi continueremo a spingere sul piano dei vaccini, dall'altro però vorremmo chiedere un ultimo sforzo ai cittadini, perché bisogna purtroppo arrivare ad aprile, maggio, e senza l'aiuto di ciascuno di loro tutto diventerebbe più difficile. Solidarietà ai familiari delle vittime della strage di Viareggio. Vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria avvenuta a Viareggio il 29 giugno 2009, ma anche una richiesta di impegno alla Giunta regionale affinché sostenga le iniziative dell'Associazione dei familiari delle vittime, la Onlus Il Mondo Che Vorrei, e promuova nei confronti del Governo e della Conferenza Stato-Regioni la richiesta di revisione dell'istituto della prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti reati gravi. Lo prevede il dispositivo finale della mozione presentata in aula dal consigliere Mario Puppa e sottoscritta anche dai capi gruppo della Lega Elisa Montemagni e di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, oltre che dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La sentenza della Cassazione l'8 gennaio ha dichiarato prescritto per tutti gli imputati il reato di omicidio colposo plurimo. La scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione, un atto che, come dire, esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni, è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni, al fine di favorire una riflessione circa l'istituto della prescrizione per i reati gravi, quelli colposi, come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi principalmente come istituzione ci aspettavamo, ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia a chi ha perso la vita quella notte a Viareggio, ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confutare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione, evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci. Resta l'amarezza indubbia di tutti i toscani, al di là della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti, degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio, è una sentenza che lascia l'amaro in bocca. E già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD, abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente il nostro atto, quindi, abbiamo deciso questa volta di chiedere che in Conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi l'omicidio colposo, perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari, però chiedere, l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni, che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportati in ogni sede. Questo è la voce che arriva da questo Consiglio regionale, anche qui in modo del tutto univoco, perché non c'è differenza di colore, ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. La consigliera Silvia Noferi ha ringraziato il Consiglio per aver promosso e votato questo atto unanime. La mia famiglia, aggiunto, è scampata per miracolo a quel tragico incidente e di fronte alla sentenza ho sentito, come le famiglie delle vittime, un profondo senso di ingiustizia. È stato redatto un documento che ho firmato perché lo condivido appieno. È una sentenza vergognosa che non ci saremmo mai aspettato, soprattutto per il dolore di questi familiari che hanno visto morire per la seconda volta i propri congiunti. Ecco,
Io conoscevo molti di quelle persone che sono morte perché erano miei vicini di casa, e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. I morti non possono andare in prescrizione e questo deve farci capire una volta per tutte che che la prescrizione deve essere abolita, soprattutto nei casi in cui ci sono delle persone che muoiono.